Antonio Maria Nardi alla Galleria Ponte Rosso di Milano. Emiliano, nato nel 1897 e morto nel 1973, Nardi è un pittore ricco di sapienza formale e poetica, protagonista di una pittura sempre risolta, colloquiale e tuttavia mai facile, un maestro del colore, una giusta riproposta. Presenta Raffaele De Grate. Qualcuno può pensare che queste riproposte siano una sorta di mortificazione delle giovani forze che avanzano tuttavia nella pittura, nella scultura contemporanea. Non è così. Queste riproposte sono soltanto il riesame di un periodo storico che è stato troppo mortificato da quelli che sono stati i grandi nomi di cui si è parlato tanto nell'arte contemporanea. Per esempio, in Emilia, la forza e l'importanza di Giorgio Morandi ha fatto pensare che non ci fosse altro che Morandi nella situazione emiliana e bolognese. Invece non è così. La presenza di Anton Maria Nardi qui in questa galleria ci dimostra che c'erano ottimi pittori che hanno seguito una loro strada individuale, personale, che hanno avuto una storia molto significativa. Nardi è stato anche in America Latina, dove ha fatto tanti affreschi e dove ha imparato un grande mestiere di affreschista che poi ha portato anche in Italia. E proprio in questi giorni si stanno scoprendo nel Polesine delle chiese da lui dipinte. Questi artisti sono rimasti nell'ombra, è giusto che vengano riproposti perché alla fine del nostro secolo bisogna pur fare la storia di questo secolo, e la storia non è soltanto quella di grandi personalità, è anche la storia di quelli che hanno operato insieme per fare un clima comune, un'arte veramente italiana.